Non mi è chiaro, ragazzi. Cosa non ti è chiaro? Se siete in combutta con il mio personal trainer a questo punto. Basta sta storia del personal trainer. Ragazzi, sono scato. Vabbè, ma è ormai è eoni che facciamo soltanto video che vanno all'ingrasso per Nelsino. Quindi io ingrasso, lievito e devo andare sempre di più dal personal trainer. Voi che si arricchisce. Sapete quanto paga lui allora? No. Lo sapete? No. Non dirlo. Non lo dico? Non dirlo. No, io tanto. Voglio sapere. 25. Ah, è tanto. 30? 50. 35? No, che 60? Ma chi è? Ah, 50. Sigla! Spence Zuccherino. Esatto, riverenza tutta la spaziale. Ma che cosa faremo quest'oggi qui all'interno del talk show che spara laser? Sparo io. Quest'oggi... riempiamo. Si è bloccato un attimo. Sì, si è bloccato. Ma lo sai spiegare? Sei sicuro? Ce l'ho. Ce l'ha, ce l'ha. Dai, no, ce l'ha, ragazzi. Dai. Coraggio, Cesare. Coraggio. Ricordate il video "Riconosci il tipo di pasta"? Certo che ve lo ricordate. Abbiamo riempito di pasta questi tubi. Quest'oggi li riempiamo di zucchero. Fine, perché il video finisce lì. Avete presente? Bravo, no. Avete presente la salsiccia cruda? Sì. Se la spremi, ok? Avete presente? Sì, presente. Se voi continuate a mettermi i bastoni tra le ruote, ok? Io prendo una forbice e mi spremo il membro come una salsiccia. Sarebbe comunque interessante, nel senso... Sì, no, un bel esperimento. Puoi spiegarlo? Questo per dire che sto per fare picchetto. No, dai. Noi quest'oggi dovremo riconoscere, è uno speed test, quindi di velocità, le caramelle che ci verranno proposte da bendati. Bravo, bravino, ok. E cosa guadagnerete? Chi indovinerà la caramella otterrà l'equivalente in zucchero di 5 buste di quella caramella lì. Bravo, giusto? Bravissimo. In tutto ci sono 20 tipi di caramelle. Alla fine di questi, chi avrà più zucchero nel tubo avrà vinto. Riconosci la caramella? Speed test. Ragazzi, io... ho dei dubbi. Perché? Perché siamo bendati, abbiamo un cucchiaio in mano, quindi dobbiamo intanto centrare la bocca, che non è così scontato. Dopodiché, beh, con questa mano, sapere dov'è il campanello per prenotarsi, mollare il cucchiaio e premere. Sei allora, anche avvantaggiato, beh, tu perché ce l'hai sulla mano. Stai così, pronto. Si può, esatto, stare. Noi la caramella, sì, la dobbiamo solo leccare. No, no. Mettere in bocca. Bocca. Sì, la mangi. Ma non la mangio tutta, dai, sennò veramente. Ragazzi, no, io la metto in bocca, sento è. Grazie. Alla fine del video avrei mangiato 20 caramelle. 20 caramelle. Ma non posso mangiare 20 caramelle. 20 caramelle. Facciamo che l'avambraccio deve appoggiare sul tavolo. Cos'è l'avambraccio? No, però così. Cos'è così l'avambraccio? Così vi parla. Non lo so, è questo? Bene. Preparate i cucchiai. Ci sono. Pronti? Via. Nelson, ce l'ha. Sento il frutta, la lunghezza. No, però subito, scusa, come la pasta. È coccodrillo, gommoso. Bravo, Nelson. Bravo. Bravissimo. Sì. Quindi, io non vedo niente, ragazzi, adesso. Non sono chiari. Prendo la mia ciotolona. Questo, quindi, è il quantitativo di zucchero all'interno di 5 pacchi di coccodrilli gommosi. Lo vado a versare dentro il mio tubone. Cioè, magari questa dentro è una variabile... Se riusciamo, cioè, a metterlo dentro. Sì, vabbè. Voglio dire, cavoli suoi, no? Non ci, sì, vedo. Sì, cavoli suoi. Cavoli tuoi. Ok. Quanto ne sappiamo di caramelle? Scopriamolo. Pronti? Io ho sempre paura comunque dalla fretta di tirarmi un cucchiaio. Via! È prenotato? Allora, ma non dovevi, Cesare, aspettare, no, Cesare, scusa. Si è prenotato prima di mettere la caramella in bocca, perciò la prenotazione va a Nelson. Ciuccio Zucchera. Bravissimo. Che pro, signori. Però, per favore. No, tu ti sei prenotato almeno 10. Avete ragione, zucchera. Avete ragione. Penso che riguardandosi il pezzo di video le persone potranno constatare quanto sono stupido. Mi sono proprio incartato e anziché portare il cucchiaio ho prenotato. Oh, ma pazzesco, ma c'è poco zucchero. Qua poco. O è piccolo, è poco la confezione? 265. Ma forse perché sono solo ricoperti fuori, all'interno non ce n'è. Dai che ce la fai adesso. Brodolone. Non ci vedo. Mi mancano 5 gradi e mezzo. Vabbè, ho capito. Vai, siamo ready, siamo ready. 1, 2, 3, ready. Via. Galottina. Bravissimo. Ma come ha fatto? Un campione. No, però, scusatemi un attimo. Stavi brancolando nel buio, testina. No, io non capisco però. O inizia prima. No, solo devastante. È stato, no, è questo è stato pazzesco. Vorrei il replay. Ma mi sorge spontanea una domanda. Sì. Che c***o è la galatina? È latte condensato. È latte tipo condensato. Ah. È una mucca che spara pastigliette. È molto stitica. Davvero? Giuro. Ce n'è parecchio. Sì. Sta diventando bravo, ragazzi, sta crescendo. Un applauso, un applauso. Prossima. Cesare, quando vuoi incominciare a giocare anche te? Ho detto prossima, non voglio sentire altro, grazie. Sono pronto a dominare anche questa. Aspetta, domina. Posso avvalermi dell'udito? Sì, è strana questa. Pronti? Via.
Vediamo. Cesare, è il suo momento. Ricola. Ricola! Bravissimo. Bravo. Pezzi di fango. Posso dire una cosa? Cesare l'ha toccata con le mani prima di... No. L'ha toccata con le mani? Lui se la tirava fuori dalla bocca. Però, ma scusami. Allora, posso dire una cosa? Glielo diamo, però va. No, dalla bocca avevo già percepito la forma. Scusa, il gioco. Vabbè, per questa volta chiudiamo un occhio, vai. Vai. No, dai, no. Pezzi di... Non c'è zucchero. Sono senza zucchero. Alle erbe balsamiche senza zucchero. Uiccola! Allora, fuori scena, Frank ci ha confessato che dopo una bella scorpacciata giornaliera di caramelle gommose, lui caca a pallini. E scrivete nei commenti se anche per esatto, voi è così. Qualcun altro caca a pallini. Successo. Testuali parole. Io, ragazzi, sto ancora aspettando la mia caramella preferita, forse. Potrebbe essere questa, Non ve lo dico. Via! Nelson. No, stavo per dire Coca-Colina, ma non è una Coca-Colina. Ce l'ha, Cesare? Caramella ai frutti tropicali? No. Tocca a me, giusto? Posso prendermi i miei tempi ora? Chi si prenota dice. Chi si prenota dice. Ma no, io, lui. Cesare. Cesare. Funziona così nei quiz, ragazzi. Banana. Bravissimo. Bravissimo. Fa vedere ed è davvero... È una banana. Aspetta, c'è porca vacca, quanto zucchero c'è nel bananone? Qua c'è un recupero. Mi recuperi. C'è una caramella che non rientra tra quelle confezionate. E non la dico, infatti. Dobbiamo metterle dentro, per favore. Che invece è di quelle sfuse, che non mi è mai piaciuta come sapore, ma che ho sempre preso perché mi faceva ridere. Rosso, relativo, senza arte né parte, ma è sol. Canterà dentro di te. 3, 2, 1, via. Qualcuno mi può confermare? No, 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 via, Cesare. Nelson. Sono quelle caramelline alla frutta quadrate. Come si chiamano? Non Morositas. Morositas? No. Non sono quelle delle... No, ce l'ho, ce l'ho. Delfino curioso. Le fruit jelly, tipo. No. Fruit caramella. No. Fruit delfino. No. No. Fruit curioso. No. No. Fruttolino. No. Tutto fruit. No. Fruttolo. Aggettivi semplici. Aspetta, ripercorriamo la pubblicità. Delfino curioso. Delfino curioso. Di che dimensioni è? Piccola. Small fruit. Little fruit. No. Big fruit. Oh, bravissima. Sì. Bravo adesso. Vediamo. Quanto zucchero c'è? Beh, ho già perso. Possiamo dichiarare la sconfitta e terminare quel video? No, sono 20. Prossima. All'avambraccio sul tavolo. Io non dirò niente, aspetterò il 3, 2, 1 e basta. Vai. Perché siete dei bast... 3, via. Guarda, è la mia preferita di quelle sfuse. Ma siamo? Cesare. Bravo Cesare. Dai, ragazzi, è quella che dicevo prima che mi ha sempre inquietato. Perché fai una caramella che sembra un ovetto? È bellissima, è molto stupenda. Bella. È stranissima. Grazie. Porca vacca! Sono 60 grammi ogni 100. Bimbi, non mangiatele queste, dai, Pronto come Cocco Bill. Allora, vi dico chi è Cocco questa... Bill. Come chi è Cocco Bill? Chi è Cocco Bill? No, neanch'io so chi sia. Cocco Bill! Allora, vi dico, questo è un punto importante. Via! Cesare. No, ha gol. Però l'ha presa. No, aspetta, Golia. Bravo, bravo. Stavo per dire Mentos. Mi spaccavo di queste, che all'interno sono di liquirizia. Esatto. Ma quante ne mangiavi, Nels? Un pacchetto al giorno. Un pacchetto, ecco, con 5 pacchi hai fatto 750 grammi di zucchero. Porca vacca. Sono fullate di zucchero. Ma e dire che sembrano poco zuccherate, vero, in realtà. Mamma mia, il Cesi, che punticello che si porta a casa se lo mettesse anche dentro. Fantastica competizione del Cesi, che è ritornato in vantaggio. 3, 2, 1, via! Cosa sto facendo adesso? Ma cos'è? Mi stanno separando tutte? No, sono tante uguali. No. Oddio, ma come ha fatto? Cosa no, fa? Come ha fatto? Guarda, ma ragazzi, secondo me ci avete dato qualcosa di sbagliato perché si sono separate tutte. No, ma aspetta, come hai fatto? Ce l'ho. È l'hamburger. Bravissimo, grande Cesi, bravissimo. Guarda cosa hai fatto, Nelson. Nelson, ma... Solo il pane. Non ti piaceva il pane? Ma veramente? E sono anche abbastanza zuccherati. Quanto è, Frank? Sono 78 ogni 100 grammi. Madonna, il Cesi. Ragazzi, ormai mi ha... Veramente, sta arando. Io l'ho partita a bomba, stavo per dire se le indovino tutte, E invece alla fine... Ho una storia mega interessante su queste caramelle. Vai. Ce la vuoi dire ora praticamente, con il vizio, o ce lo dici dopo? No, te lo dico adesso. Praticamente, via! Coca-Colina gommosa. Bomba, ce l'ha il Nelsi, così! Quanto zucchero? Tanto! Queste sono 43 grammi ogni 100. Pochissimo. Il pacco sarà stato grande. I pacchi sono giganteschi. Quindi diciamo sono tra le caramelle più sane che potete mangiare. Sì. Sì, più o meno. Facciamo partire una civil war nei commenti. Coca-Colina gommosa. Con lo zucchero o senza? 10, 9, via! Ha toccato prima. No, non è vero. Ha toccato prima. Vai, Nelson. Polo.
Non ci Mentos, Mentos. Bravo! È vero, ecco cos'era. Gli avevamo anche dato l'indizio, perché prima c'erano le Coca-Cola. Le Coca-Cola. Ah, bello, bello. Quelle Mentos mangiavo sempre, quelle alla frutta. Era quel pacco con tutti i colori diversi, dai. Che storia triste. Mai viste. Sì, e un'altra storia triste è questa. È perché il pacco è piccolo. Ah. Allora, io qua voglio il nome specifico. E specifico. Quindi sarà un parto arrivato. Sì, è difficile. Auguroni. 3, 2, 1. No, devo dircelo loro. Via. Vai. Fruittella. Ok, ma c'è un quasi sottotitolo. Che fruittella avete mangiato? Non lo so il sottotitolo, non ragazzi. Non so neanche cosa sia. Fruittella cube. No. Tropical fruit. No. Tu Nelson fruit che tropical. No. Exotic fruit. Fruit uva. Allora, pronti con le mani sui campanelli? Dai. Quanta voglia hai. Sono più gusti. Cesare. Cesare. Fruit Macedonia. Prego. Fruit mix. Bravo, bravo. Che parto. Vediamo quanto bella riesce a entrare. Peppa. Entra quasi tutto. Te ne ha riempito metà con questo coso qui. Si è avvantaggiato. Sì. Pronti? Via. Marshmallow. Pazzesco, pazzesco. Cioè, era Cesare che non ha trovato nemmeno la sua bocca. Si è messo il marshmallow nella narice e poi ha capito. Ha detto marshmallow? Ma tu l'hai già detto? Sì. Ma non l'ho mica sentito. No, ma non sente neanche come, più. Questo qua è nel mondo dei puffi. Va bene così. Guardate qua che bella cascata. Sembra un giardino. Volevi, Allora, Frank mi stava dicendo che tra le prossime manche abbiamo nascosto una pillola di Viagra, una di cianuro e un lassativo. Quindi vedete voi. Scusate, mi sono sempre chiesto per il Viagra. Sì, certo. Apro una piccola, una piccola parentesi. Come fa ad arrivare proprio lì? No, no. Come funziona l'acquisto? È un medicinale che ti prescrive un medico o è una droga? No, serve la ricetta. No. Ma se hai la ricetta lo prendi proprio in farmacia. Certo. Non è una roba che devi trovare. No, no, ma è legalissimo. Ah, okay, okay. Facciamo anche informazione alla Space Valley. Pronti? Via! Cioè, però tu mi dite. Le fragole. Bravo. Le fragoline. Era difficile, sei stato bravo. Io ero un po' confuso con un'altra caramella che però ha una texture molto diversa. Porca vacca. Mi piacerebbe dirla, ma non vorrei poi rovinare la sorpresa dopo, perché magari c'è. Cosa stai dicendo. Non so perché, ma mi aspetto grandi cose da Cesare in questa mancia. Perché? Quindi, pronti, via. Mio. Oh caspita, allora. Io non stavo io, guardando. Ragazzi. Allora, c'era intanto Frank. Io stavo segnando sul computer. Frank stava guardando in basso. Io ho visto che Cesare modularmente ha scagliato il colpo per prima, ma ha beccato il tavolo. No, 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 no. Io l'ho preso per prima. Scusa, io ho beccato tipo così. Chiediamo all'unico davvero imparziale e genuino che c'è qui, Nick. Non ho fatto in tempo. Vabbè, ma allora. Ma che collaboratori abbiamo? Possiamo riguardare la seconda camera in diretta. Ok, guardiamo. Allora, ce l'abbiamo. Abbiamo un'analisi. Abbiamo visto la moviola. Praticamente cosa succede? Cesare ha riflessi più veloci, ma con tutta la sua manona becca il tavolo. Chi si è prenotato per prima è Nelson. Tic tac. Bravo Nelson. Bravissimo. Bravo. Grazie Michel Hunziker per aver agliazzato i miei pomeriggi davanti a Italia 1 nella pubblicità del Tic tac. Tell me why non mi. Cesare, devi mangiare la caramella. Cesare, Nelson, bravo Nelson. Vabbè. Ma quando è che hai detto vuota di liquirizia? No. Sbagliato. Io ovviamente voi cantavate. Come no? No, non era quello. Rotelle di liquirizia. Bravo Cesare. Ci sta, complimenti. Bravissimo. È la rotella. Che poi in realtà questa non è liquirizia. Perché non è di legno. Come o vi mangiate il pezzotto, il pezzetto di legno, oppure vi mangiate, presente quelle caramelle proprio. Sta volando alto il Cesi, Sta volando molto alto. Sì, avvantaggia. Allora, vi dico che dopo questa caramellina ne mancano solo tre. Quindi urcala! Poi potremmo partire, via! Cesare. Cesare. Aspetta, le Dorotella. Non sono quelle. Morosella. No. No. Le Donatella. Le... Tu lo sai, tu lo sai, tu ce l'hai sulla punta della lingua. Perché non lo sputi? Dietorelle. Dietorelle. Bravo. Dietorelle. Bravissimo. Non si è prenotato. No, no, no. No, no, non si è prenotato, ragazzi. No. Le regole sono ferre. Oh, senti una roba. Ma non è la prima. Secondo me Nelson ti va bene lo stesso. Ok. Ti inviterei a sbendare. Dietorelle, Allora, con Frank abbiamo deciso che chi riuscirà a indovinare questa caramella andrà alle Olimpiadi. Ma pronti? Ma no, ha tirato sull'avambraccio Cesare. Ha sbagliato. Punto a me. Punto a me. No, vittoria a Nelson finale. Bravo, bravo Nelson. Ma perché? No, scherziamo, scherziamo. Pronti? Via.
Polo. Bravo, bravo. Buonissimo. Vorrei capire un attimo, dove tiene la mano? No, sono stato corretto. No, palesemente però, non la so. A parte che non l'avevo neanche sopra. La mano? Non l'avevo neanche sopra. Così? Sopra. No. E non si può. No, 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 no. Io l'avevo qui, l'avevo così. Abbiamo detto prima che bisogna tenere la mano giù dal coso. No, l'ho mai fatto in tutto il game e non mi hanno ammonito per questo. Quindi abbiamo proprio deciso all'inizio. L'hai deciso tu, non loro. L'abbiamo deciso all'inizio. Tu l'hai deciso. Sì, dimmi. È la penultima? Questa è la penultima caramella, quindi vi giocate insomma un punto importante. Sono proprio triste perché nella mia lista di caramelle preferite ne che ancora non sono due. Magari ne mancano, quindi come? Sicuramente non ci saranno tutte. Pronti, signori? Sì. Via. No, l'ho persa. L'ho persa. Cos'è? Goleador. Bravissimo. Bravo. Bravissimo. Ma potevate sbustarle? No, no, perché il packaging è importante. Il packaging è importantissimo del goleador. Non abbiamo messo la ciotola. No, la ciotola. Frank. Nick, passagli la ciotola. Licenziamento per Frank in corso. Sbagliato. È apparsa. Incredibile. Wow. C'è un sacco di zucchero anche. Porca vacca. Sì. Ma avete ancora voglia di vincere oppure proprio questa competizione? Ma siamo lì poi. No, 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 interessante. Siamo all'ultima caramella che potrebbe ribaltare le sorti, non lo sappiamo. Allora, ammetto che siamo arrivati all'ultima manche. No, ammetti una sola cosa. Diglielo. No, 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 diglielo, tonno. Posso dire io? Vai, dillo. Sì, vai pure. Cesare le ha viste. Confermo. Non le ho viste. Cesare le ha viste. Vi giuro, non le ho viste. Cesare le ha viste. Non le ho viste. Non le hai viste. Non le ho viste. Guardaci negli occhi. Ok, per me non le ha viste. Che tensione. Anche perché qua si gioca tutto. Siete praticamente sulla parità. Dopo andremo a pesare lo zucchero per capire chi ne ha guadagnato. Sì, ma di via. No, aspetta però, Cosa? Lo sta guardando la tua manina, Cesare. Tu non lo so. In che senso? Vabbè, anche Nelson. Anche non è che Nelson sia proprio... sopra il campanello. Ma perché lui lo fa, dietro, scusa, dietro la schiena. Dietro. Vai, dietro la schiena. Ci piace, ci piace. Pronti? Via. Oh, stessi con voi. Cesare ha ancora il braccio dietro la schiena. Pazzesco. E Nelson ha indovinato. Sì. No, ma... No. Sei! Aia! Beh, tu hai deciso che aia, avevi voglia di buttarne metà fuori. Direi di portare la bilancia... Di portare la bilancia. Ma era l'ultimo? Era l'ultimo. Era l'ultimo. Era l'ultimo. Facciamo entrare la bilancia. Entri e pesiamo bilancia. Il nostro zucchero. Ritiriamo tutto, perché è entrata la bilancia, ma come facciamo a mettere una roba del genere sopra la bilancia che misura massimo 4 kg e quindi meno di quelli che ci sono qui dentro? Ci siamo sbagliati. Esatto. Ah, parifichiamolo e avviciniamoci al plexiglass. Mamma mia. Facciamo partire un rullo di tamburi. È palese, è palese. Ah, però. Alla la, bravo Nelson. Nelson. Il campione delle caramelle sono io. Prima di... No, sto mangiando le unghie, perché anche se avevo smesso... Perché sei frustrato. Aspetta, perché secondo me è un segno divino. Cosa? È la vocazione. De? De che? La tua? Sì. Diventi frate? No, c'è, no, no, no. C'è Gabriele? No, no. Mi stanno chiamando. Ma chi? Mi stanno chiamando. Agli occhi lucidi, ragazzi. I monaci shuar. Questa è una scusa per andare via e non fare la chiusura del video. Perché c'ha fame, è quasi ora di pranzo e deve andare, mi sa, mettersi la vocazione. La vocazione sarà. È la vocazione. Sarà proprio quello. È la vocazione. A 50.000 mi piace abbiamo deciso di fare di nuovo questo video, ma non con le caramelle, non con la pasta, bensì con i biscotti. Esistono un botto. Lasciate un like e niente, speriamo che Cesare stia bene. Cesare? Arriverenze. Cesare, possiamo andare a mangiare? Cesare? Non capisco, mi sento come in ostaggio. La vocazione. È la vocazione.